Avete mai avuto degli animali in casa? Se la risposta è sì, probabilmente vi sarà capitato di vedere molte delle immagini che vi sto per mostrare allora. Infatti oggi parleremo della logica degli animali. E comunque ve lo dico subito, l'80% delle cose sarà legato ai gatti. Perché i gatti sono i maestri in queste cose. Ve lo giuro, non so come pensano quegli esseri del demonio, però mi fanno impazzire per quante cose facciano, senza alcun senso logico. Se avete mai avuto un gatto, probabilmente avrete anche notato che spesso e volentieri si mettono a fissare cose, ma proprio cose inanimate, senza alcun motivo. Per esempio, in questa immagine questo gatto sta fissando un climatizzatore o deumidificatore, non so cosa sia quel coso, però spiegatemi perché lo sta facendo. A questo punto mettiti a fissare il muro, no? Tanto credo sia la stessa cosa. Che poi dico sul serio, questa cosa succede più spesso di quanto ve lo possiate immaginare. In questa immagine, per esempio, un gatto sta fissando una poltrona. Cosa ci vedi di così bello in quella poltrona? Ma se credete che questo è un comportamento strano da parte degli animali, non abbiamo neanche iniziato. Ditemi se non vi è mai successo. Anzi, prima di questo vi vorrei dire una cosa. Un gatto sembra che riesca a vedere a 360 gradi. Anzi, a volerlo riuscirà a notarvi dall'altra parte della città. Lo vedi quell'uccello in mezzo ai rami coperto dalle foglie? No? Ebbene, il tuo gatto lo sta vedendo. Ma adesso voi spiegatemi perché se io do qualcosa da mangiare a un gatto, per esempio un croccantino, quello non riesce a vederlo. Ve lo giuro, anche se glielo indico, gli faccio: no, sta qui, prendilo, è tuo, mangia. Lui continua a cercarlo e non riesce a trovarlo. Io non capisco come funzionano i gatti, perché neanche per dire che non ci vedono da vicino, perché da quel che so i gatti vedono abbastanza bene anche da vicino. Magari si aspettava che gli stessi dando qualcosa di più bello, tipo ha visto il croccantino, ah, ma mi ha dato quella schifezza, aspetta che controllo, magari mi hai messo qualcosa di più bello. Ma vabbè, lasciamo stare per un attimo i gatti, perché i gatti sono una cosa a parte, non vi preoccupate, ci torneremo tra un attimo. Parliamo adesso dei cani. Avete presente che quando state con un cane all'interno di una macchina, quello tira fuori il muso e si ritrova tutto il vento, l'aria che gli sbatte in faccia, ma per quello non c'è nessun problema. Ma provate soltanto a soffiargli sul muso. Oh mio Dio, impazzisce! No, sul serio, provate a soffiare ad un muso di un cane, si offende con voi e vi fissa male per tutto il resto della giornata. Comunque, stavo dicendo che saremmo tornati ai gatti e non vi preoccupate, non vi deluderò. Un altro esempio della logica di questo animale del demonio. Perché quando comprate un oggetto, o principalmente un giocattolo per il vostro gatto, a lui dell'oggetto non gliene frega niente, ma va a giocare con la scatola. Non so, serio, tirate fuori il giocattolo, vedete che vi corre addosso, dopodiché vi schiva tipo violentemente e va addosso alla scatola. Oppure ancora meglio, quando gli andate a costruire qualcosa apposta per lui, e cosa fa quello schifoso? Si va appoggiare proprio nel posto in cui non dovrebbe. Cioè, io spendo dei soldi per comprarti quella cosa e tu mi guardi con quella faccia da gatto e mi fai... sti cavoli. Ma vabbè, abbiamo parlato di animali domestici. Sapete cosa c'è? Parliamo anche dello schifo. Come, scusa? Stavi per andare a dormire? Bzzz, maledetto schifoso! Anzi, maledetta schifosa, perché mosca sarebbe femminile. Perché esisti? Cosa? A cosa servi, maledizione? Hai un'aspettativa di vita di 24 ore e ne spendi quasi la metà per rompere le palle a me mentre dormo? Che poi la cosa più bella è che se accendete la luce, la mosca non c'è più, non si sa che fine ha fatto. E questo qui è un caso non di logica animale, ma di misteri degli animali, perché succede sia con le mosche che con le zanzare, non capisco perché. Ma ehi, torniamo ai nostri animali preferiti. Dite a un gatto di non sedersi in posti dove non dovrebbe. E cosa fa quello schifoso? Ci si siede apposta. Che poi non capisco perché ai gatti piacciono così tanto le tastiere. E questa cosa ve la posso confermare perché succedeva anche a me. Ma poi sapete qual è il bello? Se voi dite al vostro gatto di non sedersi sulla tastiera, quello si offende e vi dice: ok, non mi vado a sedere sulla tastiera. E ve lo ritrovate così. E cosa volete fare in questa situazione? Provate a toccarla e vi salta sulla gola. Ve lo giuro che i gatti sono degli animali fantastici. Ora, questo esempio non è soltanto di logica animale, ma si va a rispecchiare anche come logica dell'essere umano. Prendete un ragno, gli andate a distruggere la sua casa fatta di ragnatele. Cosa succede? 2 giorni dopo ve la ritrovate nello stesso identico punto. Ma ora, se ci andate a pensare, effettivamente l'essere umano fa la stessa cosa. Per esempio, gli viene distrutta la casa da un tornado, uno tsunami, un terremoto. E che cosa va a fare? La va a ricostruire nello stesso identico posto. Vi giuro che l'unica giustificazione che ho per questa cosa è il fatto che magari la casa viene a costare di meno e per questo vanno a continuare a costruire in quei posti, non vi so dire. Questa immagine invece, sapete cosa c'è? Non mi va neanche di commentarvela, perché tanto si commenta da sola, si capisce subito, guardate dall'immagine, capite? Sono gatti. Questo esempio invece vi posso dire che effettivamente mi è capitato di vederlo più di una volta. E soprattutto con gli animali selvatici. Io ve lo giuro, secondo me loro sono degli amanti dell'adrenalina, ecco perché lo fanno. Uno scoiattolo, una volpe, effettivamente anche i gatti, tanto quelli ci stanno sempre. Quando vogliono passare la strada,
non lo fanno quando non ci sono delle macchine. No! Ovviamente lo devono fare un secondo prima che passi una macchina. Ti fa tanto schifo la vita? Ho capito che da piccolo ti hanno detto che puoi diventare qualsiasi cosa, ma diventare un tappeto non credo che sia la migliore delle opzioni. Aspettate che non ho finito di insultare le mosche, me ne sono quasi dimenticato di questa. Perché quando scaccio una mosca, quella invece di scappare terrorizzata o volare terrorizzata, torna sempre indietro? Ma poi no, non è che sul braccio, sulla faccia, proprio dritto in fronte. Per me è sempre lo stesso ragionamento di prima, che tipo o gli piace l'adrenalina oppure vogliono morire, non so cosa dirvi ragazzi. Torniamo ai gatti. Questa cosa è strana, infatti non la capisco. Molto spesso i gatti, quando chiedono di essere accarezzati, non appena li accarezzate, oppure se li accarezzate quel secondo di troppo, si mettono a mordervi. Cioè lurido, io ti voglio fare un piacere e tu cosa fai? Mi mordi? Che poi se provate a mordere di voi si offendono. Questa cosa non va bene. Ma adesso vi vorrei mostrare un comportamento da cani. Capito perché in genere lo fanno i cani. Un altro animale che possiamo definire un genio sono decisamente le api. Adesso, vabbè, non dico quando state davanti a un alveare, perché se lo fate siete dei geni del male. Comunque, quando voi per esempio vi state facendo i cavoli vostri in cucina e vi arriva dentro un'ape, l'ape si spaventa, non vuole morire e cosa fa? Vi punge. Solo che pungendovi le si stacca il pungiglione e muore. Perché mi hai punto se ci sei morta lo stesso? Non capisco. Che poi nel 95% dei casi io non ti voglio far niente, ti voglio soltanto far uscire dalla stanza. No, tu mi devi pungere, maledetta. Ed a proposito, visto che stavo parlando di questa cosa, me ne è venuta in mente un'altra. Che odio quando vi entra un'ape, o anche una mosca, o qualsiasi insetto volante dentro alla macchina, oppure dentro la stanza, e non riesce ad uscire. Voi l'andate ad aprire tutte le finestre della casa, ma quella non riesce a trovare una via di fuga, mio Dio! E poi niente, come ultima immagine vi volevo mostrare questa cosa, ovvero i gatti, ovviamente, perché come potevo non finire con i gatti se ho iniziato con i gatti? Dormono e mangiano per tutto il cavolo di giorno, e quando è che iniziano a fare cose, ovvero correre per tutta la stanza, in piena notte. Perché alle 3-4 di mattina devi correre da una stanza all'altra, maledizione? Però sapete cosa c'è? Sinceramente preferisco questa cosa piuttosto di un gatto che vi fissa la notte. Quello veramente non ce la posso fare, perché vi si mette su quella sedia e vi fissa. Vi fissa per ore, fino a quando non ve ne accorgete di lui, e lui continua a fissarvi ancora più forte. Voi dite, come si fa a fissare più forte qualcuno? Voi provate a guardarlo negli occhi, vedete le pupille che si allargano. E niente, questi sono i miei esempi della logica degli animali. Fatemi sapere quali di questi vi sono capitati. E soprattutto fatemi sapere voi quali sono i vostri esempi di logica degli animali. Mentre io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto date una zampata su mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.